Nel giorno della ricorrenza dei 210 anni dell'anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma Guido Castelli ha ricordato le 25 opere di ricostruzione per altrettante caserme dei Carabinieri e del Corpo Forestale presenti nel cratere del terremoto. Castelli sottolinea che sono stati destinati circa 90 milioni di euro e saranno impegnati per 3 presidi in Abruzzo, 5 nel Lazio e 16 nelle Marche, mentre in Umbria è stata finanziata la realizzazione della caserma di Norcia per quasi 4,5 milioni di euro. Si tratta di lavori necessari, spiega Castelli, non solo per la ricostruzione e riparazione degli edifici, ma anche per rendere le strutture più moderne, funzionali, esteticamente gradevoli ed energeticamente sostenibili, secondo il principio del ricostruire innovando. I cantieri in fase di completamento sono 4, Arquata del Tronto, Fiastra e Pievetorina nelle Marche e Montereale in Abruzzo, ricorda il commissario. Nelle sole Marche, dove si trovano 2/3 delle caserme coinvolte, tutti i lavori sono in fase di definizione o sono stati avviati. L'obiettivo di noi tutti ora, conclude Castelli, è di accelerare ulteriormente l'andamento degli interventi di ripristino di queste che per le nostre comunità non sono soltanto strutture, ma luoghi che simboleggiano la presenza dello Stato.